Margaret, tu sei la mia migliore amica. Decidi tu, mi fido di te. Anna, questa inaugurazione è un grosso fatto. Ti lancerà sul mercato come un astro nascente. Se lo dici tu. Anna, andiamo, aiutami. Ti odio quando sei così distaccata. Avanti, scegliene una. C'è di nuovo quel buco. Controlla la fase interlocutoria fra i due segmenti. Va bene, adesso la ripasso. Coraggio, riguardale tutte, dobbiamo sceglierne una. Ok, quella lì. A me piacerebbe di più questa, è più emblematica della tua vulnerabilità. Non posso occuparmi di questo adesso. Tu devi decidere. Anne, ti prego, scegli. Hai scelto la pubblicità. Dove vai? Mi stai facendo diventare pazza. Io ho bisogno di un po' di collaborazione. Telefonami, ho fissato la tipografia per domani. Non fare complimenti! Fai un passaggio! Perché hai paura?
ci paghi in natura. Dai, forza, non te ne metti. Vieni qua. Dove vai? Ciao, bella. Sai qual è il tuo problema? Che sei uno stronzo! Vaffanculo, Corelli! Brutto figlio di puttana, tu così con me non ci parli! Non mi volti le spalle! Vaffanculo, Corelli! Tu a me qualche cosa ti sei messo in testa! Stronzo! Mi devi stare a sentire, capito? Anthony! Sì, sì, bravo, chiama pure! No! Torniamo. Corelli, no, sei matto! No. Non, non fare cazzate, Anthony! Addio, Anthony! Tigre, commessalo! Te l'ho detto che finiva così. Greco! Pinella! Correte, via! Via! Prendetela! Ma che cazzo è quella? Prendetela! Per Dio, ci scappa! Quella deve essere la sua macchina! Pauling, Ministero della Giustizia. Voi non perdete tempo quando sono faccende che vi stanno a cuore, eh? Sono Walker. Dov'è la mia teste? Ecco qua. La ragazza non sa nemmeno chi è questo. Cristo d'un Dio. Leo Corelli. Non la fare andare via senza avvertirmi. Bob. Bob. Sono ancora io. Rispondi. A prendere campioni di sangue. Avete un'idea di chi sia il killer? Dalla descrizione potrebbe essere di Avoca oppure di Rivetti. Beh, non ha molta importanza. Questo è roba preziosa. Ann. Ciao, amore. Un momento. Le faccio fare la... Tutto bene. Andiamo via di qua. Ciao, Frida. Vieni. Hai fame, piccola? Vieni, che ti do la pappa. Ecco qua, Frida. Prendi la pappa. Su. Perché non cerchi di dormire un po'? Ti compro qualcosa da mangiare. Vuoi? D'accordo. Di tempo, per favore. Non mi va proprio la pizza in questo momento. Come vuoi. Che ore sono? Sono le 11 passate. Hai dormito parecchio. Bob, fammi un favore. Quando hai finito, porta in cucina quella roba e buttala nel secchio. L'ho assaggiata solamente. La mangio più tardi. Andiamo a sciare questo weekend. Così ti distrai un po'.
Sei in ritardo? Sì, scusami. Non mi è partita la macchina, è morta la batteria. Io mi sono rotto le scatole. Ho dovuto chiamare il carro attrezzi. Allora, sbirri in vista? No. Sei sicuro? Insomma, tu sei assolutamente sicuro che non ci sono, vero? Io certe volte mi chiedo se ci sei o ci fai. Sei sordo? Ho detto niente sbirri. Perché cazzo direi stronzate? Non dire sempre tante parolacce, Greco. L'hai vista? È lassù. Dove? Lassù dove? Là in cima. Ultima finestra. Andiamo. Sei pronto? Andiamo. Dio, che cavolo! Un altro po' mi viene un infarto. Abbiamo sbagliato casa. Là fuori ci sono i poliziotti. Signorina Benton, temo che lei non abbia scelta. L'unica è che lei si metta sotto la protezione federale. E per quanto? Dipende dagli avvocati di Corelli. Se sono furbi, e sono furbi, potrebbe durare mesi. Quanti mesi? Ma 6, 8, più gli appelli. Poi la passeremo al programma dell'FBI per i pentiti di mafia. La sistemeranno altrove. Le daranno una nuova identità, un nome nuovo. Io non lo voglio, un nome nuovo. Senta, avrai il meglio. Il meglio di che? Che stronzate! Denunciala come reticente e mettila in custodia cautelativa. No, andrei incontro a un sacco di grane. Sì, ma ti potrei sempre dare una mano io. Dov'è il bagno?
Le compro la parrucca e l'impermeabile. Le offro $30. C'è un tizio là fuori che non mi va ad incontrare. Lei capisce la situazione? È capitato anche a me, ma ti costeranno $50. Senta, tutto quello che ho sono $47. E mi serviranno $5 per l'autobus. $40. Le posso dare $40 per tutto. Ok, me ne devi 10. Tieni. Ciao, bellezza. Un autoradio sotto casa sua. Tu sorveglia il terminal degli autobus, stazione ferroviaria. E tu l'aeroporto. Mi dispiace, signorina, ma non posso darle tutto questo denaro senza un minimo di preavviso. Sono quasi le 3:30, vede? Se lei torna domani mattina... Quanto mi può dare adesso? Beh, direi che potremmo arrivare a $15,000. Vanno bene. Sono belle, non trovi? Sono Margaret Mason. Interessa sapere i prezzi? Io... Si parte da $20,000 per i pezzi più piccoli. Voglio per i più grandi. Quello. Ok. Vuoi che me ne occupi io, Milo? Sì. Tieni. Però sta attento, capito? Sì, stai tranquillo. Allora, Mairo, c'è da ritrovare una ragazza. Si può fare. Margaret. Sì, sono io, Anne. Senti, dovresti andare a casa mia, a prendere Frida, va bene? Non posso parlare adesso, mi farò viva più in là, d'accordo? Ciao. L'omicidio è inevitabile, ma c'è poco da vantarsene. Milo, prova questo. Havana, sono i migliori. Io non fumo. Greco? Grazie, capo. Se mi voleste aggiornare. Il problema è che la ragazza è sfuggita agli sbirri. Se non l'avessero lasciata scappare, sarebbe già... come potrei dire? Morta, ecco come sarebbe. Sarebbe morta, questi stronzi di sbirri. Ma so che avevate avuto l'occasione. Abbiamo beccato il ragazzo. Non ci si crede. Mr. Havoc, vi ha informati delle richieste che io gli ho già fatto? Senti, quanto costa questo affare? Ma quando è che ti fai furbo? È un investimento. Quando quella crepa, i prezzi di quella roba vanno alle stelle. Ma va. Quanto è scemo. Qualunque cosa, tutto quello che vuoi. Io voglio solo informazioni. Chi c'è sulle sue tracce? 30 ore. 30 ore che viaggiamo. Io direi di fermarci a mangiare. Io lo odio, Corelli. Lo voglio vedere morto. Ma non hai fame? Ci fermiamo a farci un hamburger? Non abbiamo ancora pensato a fare un piano. Non so pensare a stomaco vuoto. Ma
Ma da dove cominciamo? Allora, Milo, che ne dici? Eh? C'è un bel panorama, no? Sotto c'è il porto. Qui c'è un doppio livello. Tu trovami quella stronza. Sistemala per sempre. E io ti regalo pure una barca. Che ne dici? Allora, le va bene qui per lavorare, signor Milo? Sì, sì. Per domani a mezzogiorno mi serve l'elenco completo dei nomi, indirizzi e numeri telefonici di tutti i suoi amici e parenti. Mi serve una talpa alla compagnia dei telefoni per sapere se qualcuno di loro ha ricevuto chiamate interurbane. Mi servono 3 computer per collazionare gli estratti degli atti di nascita e le altre documentazioni, recenti e meno recenti. Se mi viene in mente qualche altra cosa, ve lo farò sapere poi. Beh, il mio amico John Lupone ti farà avere quello che vorrai. John? John è il mio avvocato. Chi cura le indagini? Uno zelante procuratore del Ministero della Giustizia. Si chiama Pauling. Pauling ha una passione per il signor Corelli. Molto bene. La passione è una cosa difficile da nascondere. La passione è una cosa difficile da nascondere. Il mio cliente sta cominciando a diventare nervoso, signor Milo. Sì, lo capisco. Anche a Mr. Avoca piacerebbe liquidare la questione. La troverò. Mi ci potrà volere un po'. La beccherò. Rischiamo di farci l'alba con questo problema del rossetto, eh? Ci serve uno slogan pulito, diretto e efficiente.
Una cosa sul genere, l'auto che avete sempre sognato, ma che vada bene per un rossetto. Tu hai mica qualche idea, per caso? Ce la potrei anche avere. Puoi sgombrare dal mio ufficio. Sei qui da 2 mesi, la pista è vecchia ormai. La ragazza magari è morta. Ah, sì? Perché allora Corelli la cerca ancora, eh? Le ipotesi sono solo 3. È a Houston, a Seattle o a Washington. E se lo so io, lo sa anche Corelli. Oh. Gli aspetti visuali. Si occupa di referenti esterni al concetto oltre che del concetto stesso. L'autentica arte concettuale si occupa soltanto del concetto. Il noto come ignoto e l'ignoto come noto, ma se l'ignoto è noto e quindi conoscibile, ciò che non è ignoto è noto ed ignoto e quindi non conoscibile, ma vaffanculo che ci capisce niente con l'arte concettuale, roba da pazzi. Gli happenings, ma che... Ah, questa è roba seria. Guarda che belle fichette. Proteggimi da quello che desidero. Proteggimi da quello che desidero. Ma questa è roba sua. Proteggimi da quello che desidero. T'ho beccata, bella mia. Vedi, Margaret, è come se fossi una creatura venuta oggi al mondo. Essere vivi anche per un giorno è già qualcosa. Non ho altro da dirti per adesso. Non preoccuparti per me. Vedrai, andrà tutto bene. Ann Benton! Ann Benton! È lei? Qualcuno cerchi da quella parte. Di là! Due di voi oltre quel ponte. Muovetevi! Dall'altra parte. Brutti figli di puttana! Non ci posso credere! Passate per i migliori poliziotti del mondo e non riuscite a... Oh.
Ciao, Margaret. Ho dovuto spostarmi di nuovo. Ho viaggiato 2 giorni di fila. Sono stanca. È qui, vede? Una mia vecchia insegnante di disegno mi ha trovato un rifugio. Non posso dirti dove mi trovo, ma ti terrò informata. Ho lasciato la chiave della porta di dietro sotto lo stuoino. Non capisco che fine abbia fatto l'altra chiave. Questo posto era di un pazzo, un collezionista d'arte di El Paso. Non ci viene mai qui. Spedisce qui la roba e io la dovrei sistemare per conto suo. Annaffia le piante, metti da parte la posta. Sento proprio il bisogno di allontanarmi da qui per qualche settimana. C'è una camera da letto simpaticissima in cima a quella scala. Ci starai comoda. Don Benton da un sacco di tempo. Una volta ci vedevamo molto spesso. Ma lei per chi ha detto che lavora? Ah, io lavoro per la Banca d'America. Volevo 100 pezzi per i saloni delle filiali di questo stato. Ho una grande urgenza di parlare con Ann. La roba di Ann per le banche non va. È troppo dispersiva, troppo concettuale. Sarebbe in contrasto con le attività quotidiane. A voi serve roba meno minacciosa, più astratta. Il mio amico Lenny Deal. Lui lavora in cemento. Sì, ci lavoravo anch'io una volta col cemento. Facevo le scarpe. Ah, sì. Beh, artista del cazzo. Ci sono novità. Se ti ritrovo in giro, ti faccio secco. Paga queste. Ma dove credi di essere? Nel cuore di Manhattan? Ne vedi altra di gente qui vestita come noi, eh? No, non direi. Beh, allora monta in macchina, va. Ok. Qui diamo nell'occhio. Sta calmo. Milo? Buona giornata, Milo. T'ho detto monta in macchina. Ciao, Margaret. Sono ancora io. Non mi sono potuta staccare dal lavoro in questi giorni. Sono una ragazza molto occupata, però penso sempre ai miei amici. Specialmente a te. È un libro d'arte. C'è un quadro in cui si vede quella chiesa. Ah, oh, Dio, è vero. E di chi è? Georgia O'Keeffe. Ah, io la conosco. È una... è quella che dipinge dei fiori che sembrano gelitali. Sì, è ma lei. Sono carini, mi piacciono. Accidenti, però. Non le fa paura andare in giro con questo coso? Che esploda. Sì, proprio così. No, io mi ci trovo piuttosto bene. Si viaggia rapidamente. Non ti ferma niente, quando ti vedono ti fanno passare tutti. Arriviamo in Canada in 2 giorni. Davvero? Certo. È lontano? Beh. Senta, forse lei potrebbe farmi un favore. Può imbucarmi questa quando arriva in Canada. Andiamo, bella, si riparte. È per il mio ex marito. Vorrei evitare che sapesse dove sono. Sa com'è. Sì, sì, capisco. Solo imbucare? Sì. Ok, adesso devo andare. Grazie. Ciao. Tante. Stia bene. Grazie, anche lei. Che roba è quella? Le ho promesso di impostargliela quando arriviamo in Canada. Ah, e come la imbuchi quando arriviamo in Canada? Quei francobolli americani? Se adoperassi il cervello come muovi il culo, saresti un genio. Ma vaffanculo, Sparky.
Margaret. Sono ancora io. Questa volta credo davvero di essere al sicuro. Nessuno sa dove mi trovo. Prima o poi tutta questa storia passerà e si dimenticheranno di me. Io non so se riuscirò a frequentare di nuovo la gente. Non so se sono ancora adatta per i rapporti sociali. Mi sento tagliata fuori, sto perdendo i contatti. Mi capita di sognare ad occhi aperti. C'è un uomo vicino a me, nel buio. Io però lo vedo in faccia. Mi ha messo una sciarpa intorno al collo e so che sto per morire. E ormai nulla ha più importanza per me. Leo, di ai ragazzi di non versare il vino rosso sui miei divani bianchi. Oh, ma ti sei ammattita? Io sto qua con la merda fino al collo e tu stai a pensare ai tuoi divani bianchi del cazzo? Se sei nella merda, non ti strofinare a me! Levati dalle palle, tesoro, vatti a fare i capelli, fa quello che ti pare, ma vattene! Boss, io stavo pensando... Boss, scusa, è qua, sarà pieno di microfoni. Stronzo maledetto, te l'ho detto mille volte e tu mi fai diventare boss! A te ti piacerebbe essere boss? Boss di che? Mi vuoi far prendere per un capo mafia? Ancora brutte notizie. Nessuno ha più visto Milo da ieri sera. E dov'è finito? Nel Nuovo Messico. C'è scritto sul timbro postale. NM. Io con questo tizio non ci capisco niente. Questo non fa il gioco di squadra. Io non ci capisco un cazzo di niente. Mandami a prenderla, boss. Scusa, m'ero scordato. Io non combino casini. Io gioco in squadra. E tu che cazzo hai da ridere? Lui almeno si è offerto volontario. Beh, mandacelo. Giochi di squadra, eh? Ma stai parlando sul serio? Certo. Bravo, Frocetto. E io ti ci mando. E io ci vado. A sua moglie dispiace se fumiamo? Mica bene, sai, squagliarsela in questo modo senza dire niente a nessuno. Lo potevi dire a me, Milo. Potevi dire a me, Milo. Che... Entrala. Senti un po'. Come sei arrivato qui? Dimmi che non hai preso un aereo e poi sei arrivato in macchina. Dimmi che non hai fatto questa cazzata. Eh beh, come cavolo volevi che ci venissi? A piedi. Adesso la polizia sa dove siamo. E quindi sa pure che c'è Ann Benton qua. Ma sei proprio scemo? No, non sono scemo. Ho capito che stai facendo. La spii quella. Lio ti ha mandato ad ucciderla. E invece te la stai a guardare. Sei diventato una specie di guardone. Quanto sei scemo.
c'era capitato un delitto del genere da 8 anni. Presto ce ne sarà un altro se non fate qualcosa. Conosce questa donna? Lo sai cosa vengo a fare? Io so tutto quello che c'è da sapere su di te. Mentre tu non sai niente di me. Deve interessarti solamente che io ti sto offrendo una scelta. Io posso liquidarti subito, oppure lasciarti vivere. E se ti permetto di vivere, la tua vita è mia. E tu appartieni a me. E se tu fai qualcosa, qualsiasi cosa contro di me, io ti uccido. Devi scegliere tu. Parla. Io voglio vivere. Ma hai capito le condizioni? Dove? Chi l'ha ammazzato? Chi l'ha ammazzato? E dov'è Milo? Dov'è Milo? Shh. Hanno ammazzato Pinella, per Dio! Chi è Milo? Non lo so. Li abbiamo persi.
Ma chi cavolo è questo Milo? Buongiorno. No, la signora prende mezzo pompelmo, toast integrale senza burro, un bicchiere di succo d'arancia e un tè alla menta. Non abbiamo tè alla menta, mi dispiace. Allora tè nero con miele. Se non ti sembra una prevaricazione. Ehi, io invece vorrei un paio di hamburger a media cottura, insalata verde e una tazza di caffè nero. D'accordo. Grazie. Allora, ti piace la cucina messicana? Hai avuto 6 Mustang negli ultimi 8 anni. Hai delle cicatrici sulle ginocchia per un incidente di go-kart quando eri piccola. Mandi delle cassette al posto delle lettere. Il tuo film preferito è Ultimo Tango a Parigi. Sei allergica a certi tipi di cosmetici, specialmente le colonie da uomo. No. Sei buona. Grazie. Buono. Posso farle una domanda? Certo. È un sequestro di persona. Puoi anche chiamarlo così. Lei invece come lo chiama? Non lo so. Perché non mi ammazza come ha ammazzato Bob? Non l'ho ucciso io, Bob. Mi hanno assunto dopo quel fatto. Lei lo avrebbe ucciso, però. No. Io avrei ucciso te. Su, coraggio. Rilassati. Metti la tua camicia da notte. Porco. Fanculo. Ann, ti prendo una coca al distributore automatico. Lo sapevo che eri carina. Ma non mi rendevo conto di quanto fossi bella. Stammi bene a sentire. Ti devo dire una cosa. Sta succedendo qualche cosa. Qualcosa che non capisco bene. Che però mi piace. Non so come dire.
Ma tu devi aver capito. Sono sicuro che tu hai capito. Io non sono bravo a parlare. Oddio, quanto sei bella. E va bene. Ti puoi fidare di me. E io voglio potermi fidare di te. Perché non avevo mai amato nessun altro prima d'ora. E ora amo te. Ann, vuoi fare colazione? No. Devi mangiare. Non ho fame. Andiamo. Mangeremo per la strada, allora. Non devi essere triste. Forse non hai capito la situazione in cui ti trovi. Le regole sono cambiate, tutto a un tratto. Il sole è blu in questo momento e la luna è marrone. E il cielo è verde e il mare è diventato rosa. Siamo su un altro pianeta. Senti, se tu stai pensando di scappare, sarebbe un suicidio. Tu hai fatto una scelta. Era l'unica scelta che ti era offerta. Ma tu l'hai fatta. Tu non sei solo un assassino, sei pure un imbecille che si dà un sacco di arie. Ah, ma tu non hai capito quello che io ho fatto per te. Io non posso ritornare. Ora danno la caccia a me come la danno a te, magari anche di più. Non lo capisci? Ci vogliono tutti e due morti. E quindi devi affrontare le cose come stanno in realtà. È questo il guaio di voi artisti. Non avete il senso di quello che è la realtà della vita. Voi altri vivete in una specie di mondo di sogni, di torri di avorio, come dite voi. Beh, io invece vengo dalla strada. Se vuoi acquistare il senso della realtà, non puoi stare seduta in poltrona. Devi uscire fuori e camminare coi piedi per terra. Ann, tu dovresti starmi a sentire quando ti dico queste cose. Senti, Anna, è un fazzoletto di carta? Non ho neanche un fazzoletto. Guarda che ti trovo! Ann, vieni fuori. Ann, lo so dove ti sei nascosta, vieni fuori. Va bene, per questa volta ti perdono. Andiamo. Avanti. Dai, scendi!
Tu hai paura di me? Paura? Io non ho paura di te. Ho paura di un folle combinato così male che deve rapire una ragazza per portarsela a letto. Anne. Non toccarmi. Cristo, saranno 20 anni che non mi innamoro. Ho avuto delle donne, ma continuo a sbagliare tutto. Senti, io non so cosa siano i sentimenti. E tu? Forse tu potresti... Sì, insomma... Come ci si comporta? Credi di potermelo insegnare? Tu puoi aiutarmi. Bravo. Hai portato anche queste. Che hai fatto? Hai frugato nei miei cassetti, eh? Io penso che staresti bene con quelle. Allora, tutta qui la storia. Vuoi che mi metta tutta questa roba per te, eh? Perché no? Sarebbe divertente. Io ho rinunciato a un lavoro per te. Ho rinunciato alla mia vita. Potresti anche fare qualcosa per me. Mettiti questa roba addosso. Certo. Ti senti un dio con la pistola, vero? Ehi, tieni. No, non là dentro, qui. Coraggio. Ah, va bene. Non c'è problema, questo è altro per te. Tu vuoi che faccia la puttana? Devo essere come le modelle di Playboy. Hm? Troietta, così che mi vuoi? Certo che mi piacerebbe. E è più lenta. Adesso ti spiego qualcosetta sugli uomini, Milo. Voi non avete immaginazione. Tu non hai immaginazione. Ah, io ce l'ho l'immaginazione. Invento sempre un sacco di cose. Anche in questo momento. Mi sto inventando qualcosa, se ti interessa. Mm-hmm. Ti piace così? Ti piacciono queste cose? Ho capito. Vuoi che ti leghi le mani? Sarebbe eccitante. Che ne dici? Beh, magari... quando ci conosceremo meglio. Vigliacco. A quanto pare il caro signor Milo ha lasciato la famiglia e credo che si sia portato quella Anne Benton appresso. Oh, è impossibile. Questo Milo è un professionista e non abbiamo le sue impronte. I killer non scappano con le loro vittime. Credevo che mi comprassi un paio di jeans. Torna a letto, dai. Milo. Sì, che c'è? Che effetto fa? Che effetto fa a far chi? Che effetto fa ammazzare la gente? È un lavoro come un altro. Non ci sto a pensare molto, per la verità. Ma che senti quando organizzi un delitto?
Non ti metti ad analizzare la cosa. Sei troppo occupato a stare attento che vada tutto bene. Andiamo. Davvero non provi niente? Non vediamo se riesco a farmi capire. Dopo che l'ho fatto, non è che vado a vivere o a farmi una mangiata, eh? Non puoi credere che farò tutto quello che vuoi, perché non è così. Insomma, non è giusto. È la mia vita, non la tua. No, questa non è più la tua vita. E neanche la mia è più mia adesso. Questa è la nostra vita. Anne, sotto il tavolo. Esci dalla porta davanti. Perché non da quella di dietro? Ho detto quella davanti, Anne. Esco io da dietro. Ehi! Ehi! Il movimento mette fame. Vuoi assaggiare? Sì. Abbiamo gli stessi gusti. Ma ci stanno sorpassando tutti. È meglio che accosti e fai guidare me. Perché guido male? Sei bravissimo. Sono fiero di te. Ah, grazie. Casa tua? Sì. Sì. Direi proprio di sì. Carina. Vado a scaricare la macchina. Quando ti alzi, dà un'occhiata in giro.
Milo! Sono qui, che c'è? C'è un capretto, un agnello, non so cos'è, in un crepaccio. Dobbiamo tirarlo fuori, poverino, è incastrato, vabbè, se no muore di fame. Dimmi dove. Vieni. Quelle laggiù sono le montagne rocciose. No. Sì, sì. E da quella parte c'è Houston. Che cosa? C'è Houston. E laggiù in fondo Oklahoma City. Mi stai prendendo in giro? No, guarda. Quella è Chicago. Dimmi qualche cosa di segreto di te. Non lo so, una cosa di te che non hai mai detto a nessuno. Non avevi detto che sapevi tutto di me. Dai, andiamo. D'accordo, ti svelerò un segreto che non ho mai detto a nessuno in vita mia. Sì? Sì, ma è imbarazzante. È imbarazzante? Disgustoso. Disgustoso? Coraggio. Insomma, mi capita di sognare delle cose da mangiare terribili. E... no, mi vergogno. Non importa. Allora? Insomma, sogno di essere seduta a tavola al West Beach Cafe di Venice. Sì. Comincio a ordinare. Ordino una montagna di antipasti, un consommé, un piatto di frutti di mare, una bottiglia di vino bianco. E poi all'improvviso non resisto alla tentazione di meringhe alla fragola. Di che? Sì, sai, quelle rosa. Oh, buonanotte. Buonanotte. Grazie. Buona. Non capisco come possano piacerti tanto. Sta a sentire. Sai quale sarebbe un posto sicuro per noi? Quale? La Nuova Zelanda. Milo. No, dico sul serio. La Nuova Zelanda è il meglio. È quasi tutta disabitata. È piena di animali, di fiori. Vedrai. Potremmo prendere un mercantile. Sarebbe come fare una lunga crociera, ma più divertente. Con meno gente stronza. Sì, e i tuoi amici ce lo permetterebbero di fare una lunga crociera? Ehi, a quello penso io. Milo, guardiamo in faccia la realtà. Io so fare altri mestieri, oltre ad ammazzare la gente. Io possiedo una catena di lavanderia a gettone. So fare l'elettricista e il falegname. Questo va bene per te, ma non ci pensi a me. Io devo vedere gente, andare ai musei, alle gallerie. Ho bisogno di un ambiente culturale. Oh, oh, hai bisogno dell'ambiente culturale? Certo. Chi è quello che si dà le fotte adesso, eh? Oh, andiamo, queste sono tutte stronzate. Stronzate? Oh no, questo è il mio lavoro, è la mia vita, perché io sono un artista. No, tu credi di essere un artista.
Adesso te lo spiego io cos'è l'arte, Pupa. Tu mi spieghi che cos'è l'arte? Quello che sei tu dell'arte si può scrivere dietro un francobollo. L'arte è Charlie Parker. Oh! Arte è Hieronymus Bach, o come cavolo si chiama. Tu dici di essere un artista, ma le tue scritte non esistono se non hai una presa di corrente alla quale attaccarti. Dio, che mongoloide! Sei un mongoloide e un conformista, lo sai? Ah, sì? Sì. Beh, allora ti posso dare un consiglio. Perché non torni dove puoi attaccare le tue stupide scritte alla presa di corrente? Può darsi che lo farò. Bene. Bene. Ma sì, eccoti le tue fottute chiavi. Va, va. Sì, vado. Senti. Conosce questo posto? È un regalo del mio datore di lavoro. Ok, sì, lo ammetto, ho fatto un'enorme cazzata. Sei contenta adesso? Dove porta questa strada? È senza uscita. Allora fermati, no? Tu sai come si pilota uno di quegli affari? Cosa? No! Beh, io invece sì. Sì. Per fortuna lo so fare io. Va su intanto. Imprevedibile, Milo. Speriamo bene. Aspetta un momento. Tutti quanti siete fottuti figli di puttana!
che lavora con la morte altrui si deve sempre aspettare che gli altri vogliano anche la sua. E quindi si deve attrezzare per vendere cara la pelle. Io mi sono attrezzato. Ho un brevetto per l'elicottero e so buttarmi con il paracadute. Salire in cima alla montagna e scendere in fondo al mare. Io riuscirei a sopravvivere un mese, due mesi, anche sei mesi, solo e senza vivere in mezzo a un deserto. Non c'è niente al mondo che mi faccia paura. Io ci vengo con te in Nuova Zelanda, se sopravviviamo. Ok, Anna. Fumassi. Infatti. Rientriamo in gioco. Qual è la prossima mossa? Io credo che non possiamo fare proprio un accidente. Come sarebbe? Abbiamo già fatto tutte le mosse che loro ci permettono. Ti vuoi nascondere? Tu non li conosci come li conosco io, Cristo. Ero io quello che viveva nel mondo dei sogni. Rientra nel gioco, Milo. Tu sei un killer. E con questo? Sei uno che ammazza la gente. Ammazzali tutti. Oh, certo. Basta far fuori un paio di boss. Qualche losco avvocato di Hollywood. Sì, certamente. Certo, no? Perché no? Leo! Grace, se non ti levi dalle palle al galoppo, ci sarà il tuo sangue invece del vino rosso su quei cazzi dei divani bianchi. Io sono già morto e sepolto. Cristo. Ma tu credi che il capo lo sappia già dell'elicottero? Forse sì. Immagino che questo sarà il vecchio avoca. Greco, rispondi tu. Se vogliono me, non ci sono. Pronto? Chi? Senti, Leo, non hai mai pensato di prenderti una vacanza tu? Tu e Grace. Io ho degli amici in Sudafrica. Sì, un momento. È lui. È lui, è Milo. Dammi il telefono. Pronto? Milo, sei tu? Sì, ma dove sei? Dov'è la ragazza? L'ho uccisa. Voglio fare un patto. Pronto, signor Milo? È John Lupone al telefono. È sicuro di aver ucciso la ragazza? Noi avevamo l'impressione che ve la intendeste. Avevo perso la testa, ma adesso è finita. L'ho uccisa, ho assolto al mio impegno. In cambio, dovete darmi qualche altra cosa. Lei cosa vuole? Io voglio trattare. Fallo venire qui. Convincilo. Anche noi avremo qualcosa da discutere, signor Milo. Perché non passa da noi? Ci stavamo giusto mettendo a tavola un bel pranzetto fra amici. Niente da fare. Ci vediamo nel deserto, a Lancaster. No, questo è fuori discussione, signor Milo. Perché non ci vediamo nel mio ufficio? Ma tu mi hai preso per uno scemo? Cerca un altro posto, Lupone. Un bel posto tranquillo e aperto. Che ne dici di San Pedro? Dove hai fatto fuori Frinetti? La raffineria. Sì, buona idea. Lei sa dove si trova San Pedro, dove ci sono le raffinerie? No, non lo so.
No, io preferisco... È la nostra ultima offerta, stronzo. Accetti o vai a farti fottere! È un luogo facile da trovare, signor Milo. E sarebbe comodo per tutti noi, mi sembra. Allora porta... Vieni tu, Lupone, e porta anche il Greco. Chiedigli quando. Ah, sì, a che ora, Milo? Tra 5 ore da adesso. Beh, sono tante 5 ore. Devo avere il tempo di arrivare. Abbiamo la confessione di 2 omicidi. 4 ore per arrivare. Andiamo. Lo voglio morto, lo voglio, quello stronzo. Sì, ma prima gli faremo vedere i sorci verdi. È fottuto. Eh sì. Macchina di Corelli. Già. Hai visto Sbirri? Tutto pulito. Perfetto. Cerchiamo di non sudare, sennò facciamo cortocircuito con tutti questi fili. Ma dove cavolo sta? Guarda tutti quei nastri rosa, capo. Seguili, Greco. Attento, Greco! Metti giù la pistola! Bravo! È idrogeno liquido! Qui basta solo una scintilla e salta tutta la baracca! Già, la salti anche tu! E con questo, eh? Come va, Milo? Ti trovo bene? Me la passo bene, Greco. Benissimo, anzi. Oh! Entrate e fatela finita. Su, andiamo. Muovetevi. Quello ti avrebbe sparato, Milo! No, Lupone, Lupone non era pericoloso. Questi due sono quelli pericolosi! Allontaniamoci, ragazzi! Portiamo via le macchine! Andiamo, capo. Milo è a posto. Che l'hai presa quella? Il grilletto facile. Guarda che se mi gira io sparo pure a te! Affanculo! Spara, gli sta scappando! No, non lo posso fare, lo capisci? Vattene. Grazie, Milo. Che fate? Mi lasciate, brutti bastardi! Ehi, capo, com'è che non ci segue nessuno? So
muoversi, coraggio. Tutti giù dalle macchine. Le mani sopra la testa.